Salve, vi do il benvenuto al nostro appuntamento con il Regno della Natura. La storia di oggi riguarda uno degli animali più affascinanti del Nord America e il modo in cui si è ambientato nella natura. Va detto che i giovani animali crescono in mille modi diversi. Per esempio, questi pesci sono autosufficienti fin dal momento in cui escono dalle uova. E così anche le tartarughe e i serpenti. Questi giovani animali possono cavarsela anche senza padre e madre, ma molti mammiferi invece, come questo procione lavatore, sono quasi completamente indifesi appena nati ed hanno bisogno di parecchia protezione da parte dei genitori. Non conosco animali ai quali sia necessario un periodo così lungo di protezione come a un procione. Fino da questa età essi ricevono continuamente i suggerimenti dai genitori su come sopravvivere. La scorsa primavera abbiamo trovato una famiglia di procioni e abbiamo seguito l'educazione dei cuccioli in un posto dello Utah meridionale che abbiamo chiamato la Valle dei Procioni. È primavera quando decidiamo di esplorare la valle per la prima volta. Troviamo la tana dei procioni nella cavità di una specie di pioppo. Mamma Procione sta uscendo proprio ora. Dietro di lei i suoi due cuccioli, non ancora del tutto svezzati. C'è qualcosa che non va. Lei è nervosa e sembra che sia in ascolto. Un terzo cucciolo si è trascinato su un ramo e non riesce più a tornare indietro. Il ramo è alto da terra. Ed anche un gufo reale affamato ha visto il piccolo. L'istinto suggerisce alla madre quello che deve fare. Ora il cucciolo è al sicuro, un finale felice per la sua prima avventura. La madre ha indicato il cammino e i cuccioli la stanno seguendo. Si stanno dirigendo verso il fiume. Qui è tutto nuovo per i piccoli. Il rumore della corrente, il contatto con le rocce umide ed anche l'incontro con strane e nuove creature. Cacciare è istintivo per i piccoli procioni, ma i dettagli li impareranno osservando la madre. In qualche altra occasione deve aver catturato di sorpresa una tartaruga. È troppo determinata a voler avere la meglio anche su questa. Ma c'è qualcosa di più interessante per i cacciatori. Qualcosa che si muove. Il guscio di tartaruga è a prova di procione. E alla fine la pazienza si esaurisce.
Ma dove sono finiti tutti? Ah, se ne stanno andando. La strada è libera. Mamma Procione continua il suo cammino lungo il bordo del fiume e la tartaruga continua il suo come nulla fosse. Si caccia bene di solito nell'acqua bassa. Qui è pieno di girini, facili da vedere e buoni da mangiare. Ecco che la madre dà inizio alla caccia. Seguendo la corrente c'è un gioco più facile, dei bei pesciolini intrappolati nell'acqua bassa. La madre ha condotto i piccoli dove la pesca è buona. Ora hanno bisogno soltanto di fare pratica nella cattura. Sulla strada del ritorno, un'altra lezione. Stare dietro alla mamma a volte è difficile, ma i cuccioli la seguono sempre, ovunque vada. Una volta in acqua, la capacità di nuotare è istintiva. Anche se la corrente è forte, i procioni sono bravissimi. Quando i cuccioli provano ad allontanarsi dalla tana, cominciano a crescere piuttosto in fretta. Ma prima che acquisiscano l'esperienza necessaria per potersela cavare anche da soli, hanno bisogno di molte altre passeggiate con la madre in tutti gli angoli della loro bella vallata. I procioni li troviamo di solito lungo il torrente. Quando non mangiano, si azzuffano. Notiamo che spesso il gioco si trasforma in una finta battaglia. È un buon allenamento per il futuro, quando combatteranno per la vita o per la morte. Ehi, non siamo i soli ad osservare la famiglia di procioni. Li ha avvistati anche una lince. Neanche a farlo apposta,
Ecco che si trovano proprio di fronte al felino, alquanto sorpreso. L'istinto materno di difesa spinge la madre ad attaccare per prima. La lince, confusa, si mette subito sulla difensiva. Ecco che i cuccioli si uniscono anche loro ai contendenti. Certo, questa lince ci penserà due volte prima di sfidare un'altra famiglia di procioni. Una varietà di salamandra si muove verso la parte alta dell'acqua. Questi curiosi anfibi appartengono alla grande famiglia delle salamandre. Farebbero meglio a sparire, perché mamma procione li considera un boccone prelibato. Sono strane creature del passato. I loro antenati risalgono a più di 250 milioni di anni fa. Uno dei cuccioli ha avvistato una preda. Una volta acciuffata la preda con le sue zampette, il piccolo sa esattamente quello che deve fare. La madre non spartisce mai le sue vittime. Ogni cucciolo deve catturare la propria. Si avvicina un porcospino e questi cuccioli sono curiosi. Ma sono anche abbastanza furbi e quindi molto prudenti. Ora il piccolo dovrebbe stare attento a quella coda. Al porcospino è sufficiente questo per allontanare da sé i procioni. Ma prima di tornare a casa, meglio pulirsi un po'. I cuccioli ne approfittano per giocare. Nessuno si accorge dell'arrivo di un coyote in cerca di una preda. Per una volta, mamma procione è ignara del pericolo. Improvvisamente, essa lo avverte, ma è troppo tardi. Uno dei cuccioli indugia e la madre interviene a salvarlo. Il coyote sta cercando un'ultima possibilità di avvicinarsi. Thank you.
Ripetutamente, la madre allontana il nemico dai suoi cuccioli. I piccoli abbassano la guardia, ma il coyote ne ha avuto abbastanza. Ogni nuovo incontro che fanno questi giovani procioni è una lezione e se la imparano saranno in seguito in grado di avvalersi di queste nuove cognizioni. Non è stato facile trovare altri esemplari nella nostra ultima passeggiata. Ora infatti i procioni non hanno più una tana fissa. Tutta la giovane famiglia utilizza gli alberi che incontra nel suo vagabondare. Gli alberi sono una buona protezione contro cani e coyote. Ma c'è un altro genere di pericolo. Gli orsi. E loro sanno anche arrampicarsi. Un orso ha buon naso, ma mamma procione si è accorta di lui. Aspetta che ci sia veramente pericolo per il suo cucciolo prima di entrare in azione. I cuccioli di orso non hanno mai visto niente di simile. L'educazione che hanno ricevuto non li aveva preparati a questo. Sembra proprio che mamma procione non possa stare tranquilla. Poco distante, un tasso sta scavando con colpi potenti. Il percorso della famigliola conduce direttamente da lui. Ma il tasso non è pane per i denti del procione e la madre comincia ad allontanare i suoi piccoli. Uno dei cuccioli si avvicina troppo. La madre corre a salvarlo. L'istinto di proteggere il suo piccolo l'ha portata di nuovo a sfidare un animale più grande e più forte di lei. Incredibilmente, i procioni continuano ad attaccare. Il tasso ora è stufo. Per fortuna vuole finire di scavare. Quando mamma procione è finalmente soddisfatta perché ha ottenuto ciò che voleva, si allontana con i suoi piccoli. Tutti meno uno, che trova molto divertente coprirsi di terriccio. Questa non è stata una buona lezione. La prossima volta il tasso potrebbe anche aver fame.
Anche una famiglia di puzzole rappresenta una novità per i cuccioli. I procioni devono imparare ancora molto su questi animali. Essi pensano che le puzzole siano una specie di giocattolo. Loro non sembrano capire e drizzano le code in segno di avvertimento. Ma i procioni non riconoscono il messaggio e dopo qualche istante uno di loro viene irrorato. C'è un odore diverso nell'aria. Gli altri procioni cominciano subito ad annusare lo strano odore che emana dal fratellino. E in questo modo ce n'è per tutti. La mamma si limita ad osservare. Non c'è proprio altro modo di far capire a quei piccoli che le puzzole vanno lasciate in pace. Finalmente i cuccioli cercano la madre, mentre le puzzole si allontanano per la loro strada. La madre ha preferito lasciare che imparassero da soli questa lezione. Ormai le giornate estive stanno per finire e sta per concludersi anche la nostra esperienza nella Valle dei Procioni. Il periodo di educazione dei tre procioni è quasi terminato. Trascorreranno la maggior parte dell'inverno con la madre, stretti accanto a lei per tenersi caldi, ma a questo punto della vita possono anche sopravvivere da soli. A primavera i cuccioli saranno guidati fuori della tana dalla madre e allora il lungo periodo di pratica sarà terminato. Quei giochi fatti per puro divertimento durante la loro prima estate diventeranno quindi una cosa seria quando i cuccioli prenderanno il loro posto nel regno della natura. Thank you.